Si torna a parlare di Tartarughe Ninja Teenage Mutant Ninja Turtles della IDW, edito dalla Panini in Italia e dall'IDW in America. Waba laba e bentornati su una mamma mazzo, bentornati in questa rubrica tartarughe ninja che voglio che fiorisca sempre di più quindi anche voi contribuite eh, iscrivendovi al canale, mettendo un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri della playlist tartarughe ninja condividendo questo video e tutti gli altri della playlist tartarughe ninja con tutte le persone che amano le tartarughe ninja e commentando qui sotto con quello che ve ne pensate delle tartarughe ninja eh, scrivetemi qua sotto quante volte ho detto in questo video Tartarughe ninja. <ride> Qui sotto in descrizione trovate anche gli altri link ai miei social per potervi iscrivere e restare aggiornati su tutto quello che farò riguardante le tartarughe ninja. Tartarughe ninja! Ma passiamo al video di per sé. L'altra volta abbiamo parlato del primo numero, adesso parliamo del secondo numero, cerchiamo di recuperare un po' tutti i numeri di cui non ho parlato. Eh, per metterci in pari con le tartarughe ninja. Allora. Eh, eravamo rimasti che mh, vecchio diavolo è eh, questo nemico, questo gatto antropomorfo che ha un conto in sospeso con Splinter e i suoi figli, eh, perché appunto Splinter gli ha strappato un occhio in una colluttazione di 15 mesi prima. 15 mesi prima quando le tartarughe ninja erano ancora delle tartarughe normalissime È questa cosa che mi fa strano in questo reboot fumettistico che le tartarughe non sono delle teenage, sono antropomorfe da solo un anno e mezzo e la cosa davvero a me non, non piace ciò nonostante hanno comunque l'intelligenza di persone adolescenti e per quanto riguarda Splinter di un ratto eh, anziano e qua si inizia un po' a capire già qualcosa di più o meglio ci fanno annusare che c'è sotto qualcosa Splinter in un flashback dice alle tartarughe che stanno lentamente iniziando a parlare Figli miei, dobbiamo agire prima che dobbiamo agire, vi devo far imparare molte cose eh, aspettando che vi ritornino i ricordi. Non si sa di quali ricordi parlino, però pare che appunto Splinter, che vi ricordo, ha, ha iniettato nel suo sangue, oltre al mutageno, anche un siero psicotropico che, eh, diciamo, separa il lato animale dal lato... Eh, più coscienzioso, quindi potrebbe con questo siero probabilmente aver attinto, non si sa, a una sua coscienza eh, che aveva sopita. E per questo sangue è anche ricercato dalla Stockgen, che è appunto la, il laboratorio, l'azienda la, di ricerca su cui, appunto, Baxter Stockman e altri scienziati stavano lavorando su questi cavi. Laboratorio, fondamentalmente, perché Splinter e le tartarughe erano cavie da laboratorio. Prima che un gruppo di ninja assalisse la Stock Gen per spionaggio industriale, creando questo incidente: ovvero eh, rapendo Splinter, le tartarughe, il mutageno, il siero psicotropico e, ehm, e smarrendolo in un vicolo. Smarrendolo perché Splinter ha attaccato questi ninja, li ha attaccati graffiandoli, graffiando loro gli occhi. Che ha ricordato. Questa scena ha ricordato tantissimo il, il primo scontro tra Shredder e eh, Splinter nel flashback dei Tartarughe Ninja del 1990, quindi non si sa se questo ninja sarà Shredder, ma vi dico già, non lo sarà. Però non ricordo se, se sarà un ninja in particolare o se è un ninja anonimo che è stato sfregiato da Splinter. Con questa collutazione, il sacco che conteneva il mutageno dei Tartarughe Ninja è finito in un vicolo gli animali si sono sporcati del mutagino e però, come nella sigla dei cartoni animati del 1987, si sono trasformati in tartarughe ninja adulte eh, subito e che vabbè fa un po' strano. Ma per carità, può essere che questo siero agisca così eh, in questo in questo universo, fa un, comunque molto strano che eh, queste persone, questi mutanti, non hanno imparato le arti marziali. Per 15 anni, ma solo per 15 mesi. Un po' diverso, però ripeto: magari un mese a un anno in anni di tartarughe? Fatemelo sapere. Queste tartarughe non sono tre, ma sono quattro. Stanno continuando la ricerca del loro fratello perduto, Raffaello, che nel frattempo ha fatto la conoscenza di Casey Jones e sta passando la nottata. Uh, aiutando le vecchiette scippate dai criminali e picchiando i suddetti criminali, così per suggellare questo patto di amicizia violenta tra i due personaggi più irruenti di questo universo, ovvero Raffaello e Casey Jones, um, si scopre in un flashback che vecchio diavolo, che anche lui 15 mesi prima è stato subito mutato in questo animale, in questo gatto antropomorfo e subito aveva la coscienza per parlare Da pari con Baxter Stockman e un suo scienziato, scienziato CET, che poi scopriremo più avanti chi, chi è, cosa nasconde, eccetera, fa pensare che appunto o il mutageno funziona così. O anche vecchio diavolo sia stato, diciamo, mh, contaminato dal mutagino e dal siero psicotropico perché come è arrivato in contatto con questo mutagino vecchio diavolo con un graffio di splinter. Ciò, nonostante, eh, quando Baxter Stockman si trova davanti a un gatto antropomorfo, invece di dargli una botta in testa, analizzarlo, vivisezionarlo, fa un accordo con lui. Eh, pare che vecchio diavolo gli dice: Guardi, te lo riporto io quel ratto maledetto. Eh, e in cambio io lo ammazzo. Cioè, io te lo faccio studiare perché pare che sia solo lui ad avere lo, il siero psicotropico in, nel sangue. Io non ce l'ho, io già solo il mutageno nonostante parlo. Però <ride> io te lo porto. Vabbè, ci sta che Baxter Stockman non si lascia scappare l'occasione. Poi è sempre tempo a tempo di sezionare entrambi. Però è un po' strana come cosa, ma vabbè, lasciamo perdere. Il tutto appunto in questo numero eh, si sbriga in questa nottata in cui scopriamo questa cosa. Quindi, che vecchio diavolo ha un accordo con Baxter Stockman per eh, rapire Splinter e portarglielo. Eh, vuole usare Raffaello, credo, come cavio? Semplicemente vuole uccidere tutti i figli di, di Splinter, vuole uccidere il Tartaruga Ninja perché gli hanno tolto un occhio. Va bene, ok, scusa se solo tu hai subito una perdita nella tua vita, va bene. Vabbè, una motivazione un po' strana secondo me, però ci sta. È un gatto, Splinter è un top. Per carità, ci può stare questo odio viscerale, naturale, predatorio. Ci, ci può stare. Eh, tutto si conclude con una mega rissa tra eh, vecchio diavolo e la sua gang e le tartarughe ninja che in questo modo riescono a riabbracciare il fratello perduto mi piace molto eh, che hanno scelto narrativamente di togliere di scena Casey Jones con una botta in testa in modo che eh, la reunion di famiglia sia propria delle tartarughe mutanti quindi Casey non ha, sarebbe stato un po' di troppo nel senso Casey avrebbe conosciuto Avrebbe assistito, avrebbe partecipato allo stesso momento in cui Raffaello ritrova i suoi fratelli. In questo modo, con Casey Jones privo di sensi, eh, resta proprio una cosa più intima, più di famiglia. Anche perché se no Raffaello sarebbe stato più legato a Casey che non a, a, alla sua famiglia stessa. Però, al di là del fatto che questi tre sono tutti e tre tartarughe e quindi sono... Naturalmente, una famiglia perché Splinter li chiama figli miei. Splinter sa qualcosa che scopriremo più avanti, eh, che ci spiegherà le origini appunto eh, leggendarie, le origini eh, spirituali di queste tartarughe ninja che, vanno, che andranno a mescolarsi con queste origini di laboratorio che così pochi anni danno a queste tartarughe ninja. Ed è proprio grazie a queste origini spirituali che non ho mollato la testata, che mi sono dato delle spiegazioni fondamentalmente. Comunque il numero si conclude con Splinter che abbraccia Raffaello, il fratello perduto, che vi ricordo non ha la bandana perché girava per cassonetti, e gli altri tre hanno ancora la bandana rossa. Probabilmente nel prossimo numero ci saranno le bandane con cui tutti noi conosciamo e distinguiamo le tartarughe ninja. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di, di questo numero. Fatemi sapere se vi piace questa cadenza eh, di, di uscite. Se volete che magari racchiuda degli archi narrativi in un unico video, o se preferite che faccio dei video singoli per, per ogni numero delle Tartarughe Ninja. Scrivetemelo qua sotto. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video tartarugoso. Tartarughe Ninja! Così, de botto, senza senso.